Yeah.
sono veramente euforico. Thank you.
让水分取代所需的高分空气流。
di Siracopoli, i nostri eroi decidono di fermarsi in un bar per cercare di dare un senso a ciò che hanno visto. Che cosa? Un agito di un'area 28! L'area 28 è di città! È un posto famoso per i numerosi avvistamenti di UFO. Ne avevo sentito parlare, ma non immaginavo che fosse proprio. Signori, abbiamo visto un UFO che voleva essere oltre le montagne. Ci sapete dietro, come si chiama adesso? Niente di interessante, datemi retta, state nell'arte. In realtà, ragazzi, lì ci vedono strano scienziato. Scienziato? Uno studioso di UFO che si chiama Professor Icarus. Cosa? Il Professor Icarus? Io lo conosco, ho appena finito di leggere uno dei suoi libri. Si intitola La verità nascosta sugli UFO, ed è fantastico. E poi l'ho visto in televisione, in una trasmissione sugli avvistamenti di UFO. Comunque è vero, è un tipo molto strano. Mi viene in mente un episodio che lo riguarda. Il postino stava facendo il suo giro. Ho pensato di avere un po' di maledetta e ha iniziato ad avere televisioni. In cosa mi viene? Ma ecco, dicevo di trovarsi immersi in una specie di scenario spaziale. Preoccupati, siamo andati a consultare il professore. Perché venite a disturbare? Vede, noi ci chiedevamo se per caso stesse facendo qualche strano tipo di esperimento. Perché? Ecco, perché il mio amico dice di essersi trovato improvvisamente in quello che sembra essere una specie di scenario spaziale. È una sordità, e poi che cosa c'è? Non lo so, ma tutti sono preoccupati di questo fatto, infatti, in modo da fare col suo laboratorio. Vogliamo soltanto vedere che cosa combina qui dentro. Neanche da sogno, andate via. Aspetti un attimo, professore. Spiegazione logica. Peccato, per infatti non ti posso scappare l'improvviso. Certo, per quello. E anche per le visioni spaziali di cui sembra essere stato preso il costino. La mia ipotesi è che qualcuno o qualcosa abbia trasmesso quelle immagini direttamente al cervello dell'uomo. Ma una cosa del genere è possibile? Beh, esistono poteri psichici. E noi sappiamo bene che alcuni Pokémon sono dotati di tali poteri. Questo significa che adesso dobbiamo indagare. Indagare? Mm-hmm. Dobbiamo andare al laboratorio e vedere con i nostri occhi. Ma cosa c'è? Come ho già detto, tutti gli eventi misteriosi hanno sempre una spiegazione logica. E come intenditore di scienza, io ho il dovere di studiarli scientificamente.